Commento al Vangelo di lunedì 10 ottobre 2022, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Titolo: Quelli di Ninive. Gesù mette in risalto un fatto paradossale. A quelli di Ninive fu sufficiente il segno di Giona per convertirsi. A questa generazione spetta come segno il Figlio dell'uomo per convertirsi. Certamente non è possibile un segno maggiore quanto a profondità ed evidenza. Tutti gli altri possibili segni non possono che ruotare intorno a questo. Per questo Gesù dice che questa generazione è malvagia perché essa si oppone ad un segno, ma anche ad un bene più grande rispetto a quella di Ninive. Quanto è maggiore il bene che rifiuta una generazione, tanto più è malvagia. Da questo rifiuto consegue il peso del giudizio, tanto più gravoso quanto è maggiore il bene rifiutato. Ad ognuno di noi dunque spetta esaminare quanto valorizziamo le cose buone che già abbiamo, quanto facciamo per non sciupare, trascurare o addirittura opporci non solo ai talenti naturali che Dio ci ha donato, ma anche alla stessa vocazione a cui ognuno di noi è chiamato in modo personale.